Amici ed amiche della Palaspicchi di LBTV, benvenuti, puntata numero 12 di questa stagione di 4 quarti. Abbiamo con noi quest'oggi una personalità assolutamente importantissima nel mondo del basket. È stato anche allenatore per 4 anni della nazionale femminile, poi allenatore della Pulcomense con cui ha vinto degli scudetti, allenatore anche di settori giovanili importanti con quelli di Milano Cantù, tante panchine in giro per l'Italia. Quindi ringraziamo di aver accettato il nostro invito e salutiamo Gianni Lambruschi. Grazie a voi, grazie di avermi invitato. Si capisce subito che ho una certa quantità d'anni, visto il curriculum. Cominciamo allora a parlare, come al solito, della DNB e dei Legnano Knights, che nel weekend hanno vinto 81-71 in casa, un match difficile, impegnativo, come quello contro Udine, una partita sempre condotta dai biancorossi, che già erano avanti di 12 punti all'intervallo sul 49-37, caratterizzata dalle ottime percentuali da 2, 26 su 38, vale a dire quasi il 69% per la squadra di Mattia Ferrari. Udine che si è riavvicinata un po' sul meno 4 nel finale, ma è stata prontamente ricacciata indietro da alcuni canestri importanti. Sui tabellini spiccano i 17 punti di Milani, 16 Tavernelli e 15 a testa di Arrigoni e Cazzaniga. Cazzaniga che è stato anche il miglior giocatore probabilmente dell'incontro. Per Udine invece vani i 31 punti in due degli ex di questa partita, ovvero Munini e Dri. Gianni, Legnano ha perso 4 partite consecutivamente in trasferta e le 4 partite dopo in casa ha sempre vinto. Questo è anche un sinonimo di grande carattere, grande mentalità, saper rimbalzare subito dalle poche partite che perdi. Ma sicuramente è sinonimo di avere una buona preparazione, una buona solidità, perché a questo punto della stagione si può solo giocare con quello che hai fatto, che hai costruito alle spalle. Inizia il campionato, è un imbuto, no? Alla fine i risultati, i punti in palio sono sempre stessi, 2, però siccome si delineano le posizioni di playoff, zona retrocessione, le squadre aumentano la loro intensità, e quei 2 punti valgono quasi 4, se non addirittura 6. Quindi vincere in trasferta diventa sempre più difficile, perché le situazioni cambiano, la pressione aumenta, e giocare in casa diventa, non dico un rischio, però non è più la tranquillità che potresti avere all'inizio. Tra l'altro penso, ho sentito di Cazzaniga, che Cazzaniga, me lo ricordo, nell'Under 22 a Trapani, quando io ho fatto l'assistente di Crespi, è ancora in giro, quindi complimenti a lui. Io innanzitutto anticipo che quest'oggi divagherò parecchio, perché sfrutterò la presenza di un esperto come te per parlare un po' di tutto quello che concerne la pallacanestro, quindi coglierei l'occasione per parlare anche un po' di tecnica, di tattica. Legnano l'ho visto giocare più volte quest'anno, è una delle poche squadre, mi sento di dire, che gioca con blocchi lontano dalla palla, palla in post basso, alto basso, in un basket che ormai è quasi dominato da pick and roll e tiri da tre. Tu come la vedi questa cosa? Guarda, io nell'89, no, ma poi mi fermo all'89, non è che arrivo fino al 2003, sono andato a allenare a Ragusa, no? E facevamo il pick and roll nell'89. Con 4 esterni è quello che bloccava sulla palla. Quindi, e diciamo che in quegli anni lì il pick and roll lo faceva Peterson, no? Però era una cosa abbastanza rara. E il mio sistema di gioco l'hanno copiato in tanti, non sono io a dirlo, ma sono molti allenatori, no? Che usano questo sistema con 4 esterni. Siamo nel 2013, no? Ancora si usa il pick and roll come si può usare l'Aulin, senza fare pubblicità, come si può usare la VVC, l'aspirina, per qualsiasi cosa. È che le malattie non è che si possono curare tutte col pick and roll o con l'aspirina. Quindi mi fa molto piacere sentir parlare di blocchi lontano dalla palla, di post basso, perché, e qui concludo, Peterson negli anni 80 ha avuto un grande successo con l'1-3-1. Perché? Perché nessuno usava la 1-3-1 e quindi nessuno la sapeva attaccare. Adesso il pick and roll lo sanno attaccare e difendere tutti, quindi bisogna fare un passo avanti, bisogna andare oltre.
Andiamo avanti allora con il campionato, con Legnano che con questa vittoria rimane seconda in classifica, perché Orzi Nuovi, la capolista, ha vinto 84-75 sul campo di Lugo, nonostante che i padroni di casa abbiano tirato 25 tiri in più, 73 contro i 48 della squadra di coach Eli Antonio, 25 punti con 5 su 8 dall'arco per Ferrarese e anche 18 di Micevic per Orzi Nuovi, d'altra parte 19 di Villani per Lugo, invece terza in classifica a 2 punti di distanza da Legnano, rimane invece Montichiari con quinta vittoria consecutiva, 64-72 sul campo della squadra di coach Piazza, nonostante il meno 10 di fine primo quarto, da segnalare i 25 punti con 10 rimbalzi di Pagliari. Gianni, Montichiari ha giocatori di livello come Scanzi e Stoico, che l'anno scorso giocavano in Lega 2 a Brescia, poi Perego, Pagliari, Conte, pare stia anche trattando altri giocatori, magari in uscita da Lucas, cioè addirittura Touré dall'Armani. Secondo te può funzionare una squadra con così tanti giocatori protagonisti assieme, oppure magari nel momento in cui conta può essere un problema? Allora, per vincere i campionati di categoria, questi campionati qua ci vogliono giocatori di categoria, no? Questa qui è un'equazione che negli anni ha sempre avuto ragione, inutile. Poi questi giocatori salendo di categoria si perdono, no? Però, ma è anche altrettanto vero che in questi campionati qui una buona organizzazione di gioco, un lavoro serio e una programmazione hanno altrettanto successo. È molto difficile in tutti e due i casi, no? Però secondo me è molto più difficile assemblando giocatori di categoria, che ognuno ha bisogno del proprio spazio, che costruire un'alchimia, un'amalgama, come un po' sta facendo Legnano, no? Per emergere. Bisogna avere pazienza, bisogna avere anche la capacità di saper perdere, perché se non sai perdere non riuscirai mai a vincere, cosa che hanno dimenticato tutti. Al quarto posto sale Treviso, che ha battuto l'ultima Spilimbergo 76-69, stacca Udine che, come detto, ha perso qua a Legnano, partita che sembrava già chiusa sul più 15 dell'intervallo, poi Spilimbergo l'ha riaperta un po' nel terzo periodo, anche se comunque Prandin nell'ultimo quarto, 19 punti totali per lui, ha chiuso il discorso per Treviso. L'Urania sale al sesto posto in classifica vincendo lo scontro diretto in trasferta a Costa Volpino, 53-60 per la squadra di coach Ghizzinardi, nonostante il meno 16 a rimbalzo. Costa però ha tirato 5 su 28 da 3 punti, mentre l'Urania ha trovato sostanza dai 19 più 10 di Paleari. Rimini Pordenone ha vinto 67-75, mentre la Sangio ha dominato il derby della zona qui contro la Roburet Fides con un eloquente 40-70, frutto di un 12 su 55 al tiro per i gialloblu, in un campus che era ancora scosso per la scomparsa di Gianni Asti. E qui io vorrei ricongiungermi a te, perché tu l'hai conosciuto, lo conoscevi bene, è scomparso da poco, volevo un tuo ricordo anche di Gianni Asti. Intanto ogni tanto sento qualche giocatore che conosco, che Paleari, figlio di Paleari, secondo me è un giocatore di categoria superiore, però la sua posizione è più in basso, e oltretutto l'ho allenato a Riva del Garda. Ora, Gianni Asti, i nostri rapporti erano questi. Negli anni 80, andiamo sempre lì, io allenavo Cantù e Guido Saibene allenava Milano, no? Ed eravamo sempre in guerra sportiva, no? Lui allenava Portalupi, quel gruppo lì con Anchisi, no? Io allenavo Buratti e quell'altro gruppo. Ed era campionati, tornei, ci era sempre contro. E Gianni Asti veniva a tutte le partite, no? E a fine partite beccava Guido Saibene, che è suo parente, e me, e ci rampognava tutti e due su come stare in panchina, su cosa i ragazzi non bisognava fare, tutte le volte questo, no? E per me era una cosa fantastica, perché lui non guardava l'aspetto Milano, io sono e deve vincere, lui guardava quello che i ragazzi facevano in campo, quello che secondo lui, e ci prendeva e ci rampognava tutti e due. Questo è andato avanti per una vita. Poi quando sono tornato a Cantù l'ho rincontrato, no? Che usciva dall'ospedale e mi diceva: guarda, io ero in ospedale e pensavo, mi basterebbe ancora vedere una partita del giovanile. Sono arrivato a più di 100 e se le ha segnate tutte di quelle che ho viste, e per me è una grande cosa. Questo succedeva 4 anni fa, e comunque lui ogni volta che incontrava qualcuno chiedeva di me, e basta, finiamo così.
bel ricordo di Gianni Asti, che ricordiamo è scomparso da poco tempo. Chiudiamo quindi il primo quarto dedicato alla DNB, ricordando il prossimo turno con Legnano che ospiterà Rimini per la seconda partita casalinga consecutiva. Invece la capolista Orzinuovi andrà sul non facile campo di Pordenone, poi Montichiari che ospita Lugo. Le altre partite sono Lecco Treviso, Udine Costa Volpino, Urania San Giorgese e Spilimbergo Varese. Chiudiamo quindi qui i primi 10 minuti della nostra puntata. Torneremo tra poco per parlare di DNC, di Serie C regionale, con Gianni Lambruschi. Cominciamo allora anche il secondo periodo di questa puntata di quattro quarti, quello dedicato normalmente al mondo della Serie C. Partiamo dalla DNC Girone A, dove in vetta sostanzialmente non è cambiato nulla, hanno vinto tutte le prime con Oleggio che ha battuto Alba 78-72 con 5 giocatori in doppia cifra guidati dai 17 e 13 rimbalzi di Claudio Negri. Anche Valsesia ha vinto 84-73 contro la Spezia, 20 punti di Picazio e addirittura una tripla doppia di Giadini con 11 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Passa anche Desio 71-55 contro Boffalora, 18 di Meregalli e 17 di Gallazzi. Bene anche Gazzada, che va facile a vincere a Luano 48-71 con 16 punti e 13 rimbalzi del nostro amico Andrea Cappellari. Gianni, in questo girone le due squadre che si giocheranno a promozione diretta sono Oleggio, che ha giocatori come Federico Ferrari, Paolo Remonti, Biganzoli, Sacco, e Valsesia, che invece ha Giadini, Picazio, Radovanovic. Parafrasando un film che dice non è un paese per vecchi, ma è questo a dire che il basket invece non è uno sport per giovani. Ma intanto Federico Ferrari è 75, se non sbaglio, giusto? Giadini è 76, faceva parte anche lui della truppa degli europei di Trapani, faceva parte insieme a Novischi, Jaric, quindi che razza di europei. Biganzoli, vabbè, penso che ormai sia nonno, ma io sottolineerei invece la passione di questi ragazzi nel giocare a pallacanestro, perché Giadini ha fatto professionista, Ferrari ha fatto professionista in giro per tutta l'Italia, Stoichkov, lo stesso Biganzoli, no? Quindi certo sarebbe bello vedere giocare anche i giovani, però questi hanno tanta passione per rimanere lì in campionati che ancora hanno una certa competitività, quindi lasciamoli finché il fisico li sorregge, perché dopo cominciano i guai. Al quinto posto in questo campionato c'è Cantù, che ha vinto 107-73 con 27 punti di Pagani e 22 di Pifferi contro Bra. D'altra parte per i piemontesi 35 punti di Giusto con 34 tiri tentati. Però tu i ragazzi di Cantù, alcuni di questi li conosci bene, loro sono una squadra con tanti giovani dentro e tre senior sostanzialmente a supporto come Pifferi, Pagani e Molteni, quindi una squadra che mischia giovani e senior, non come altri invece esperimenti di questo girone come Boffalora e Loano, che sono sostanzialmente solo squadre giovanili. Intanto nel Bra c'era in panchina il mitico Abbio, che dà una mano lì, no? Questo volevo ricordarlo perché lui è di Bra, si è messo in una situazione un po' particolare. Ma guarda, i Pretoni di Cantù hanno un quintetto secondo me da fuori categoria in quel campionato lì, sono inutile nascondere, sono navi pedalai, può giocare in categoria superiore, Pifferi potrebbe giocare in categoria superiore, quindi secondo me coi giovani che hanno dietro si stanno un pochino nascondendo, hanno dei giovani che potrebbero anche loro giocare qualche minuto, intendiamoci, in categorie superiori, diciamo, potrebbe essere un mix esplosivo per i playoff a chi gli capita questo. Prossimo turno con Cantù che ospiterà la capolista Oleggio, invece la seconda in classifica Valsesia andrà a far visita proprio a Bra, che abbiamo appena citato. Gazzada se la vedrà con Follo, mentre Desio andrà a Domodossola e Boffalora invece sarà in trasferta a La Spezia. Passiamo al girone B, dove hanno vinto le prime due in classifica che ormai sono lanciate: Imola 68-63 contro Piadena, Bergamo invece ha espugnato 59-71 Nerviano, 15 punti di Masper, Fabio Zanelli e Mercante.
perdono quindi terreno Milano 3 e Saronno. La squadra di Sandro Pugliese ha perso di 29, 84 a 55 a Lissone, 22 punti di Ballarate e 20 di Danelutti per i Brianzoli. Dominato a rimbalzo la partita da Lissone 47 a 28, invece per la Free Station terza sconfitta consecutiva dopo la striscia di 9 vittorie in fila, 82 a 69 sul campo della penultima in classifica Calolzio, che ha trovato uno stratosferico Fabrizio Milan, 35 punti per la squadra dei Biffi. Non sono bastati 19 di Mercante e 14 di Minoli, con Saronno che era rientrata dal meno 17 di fine terzo quarto fino al meno 6, poi probabilmente troppe energie spese, un po' di nervosismo dei falli tecnici hanno spento le speranze di Saronno di rimontare. Nel prossimo turno turni facili per le capoliste, con Imola che sarà in trasferta a San Lazzaro e Bergamo che se la vedrà in casa con Reggio Emilia. Saronno invece ospiterà Pisogne, Milano 3 se la vedrà con Calolzio Corte e Nerviano andrà a Pisogne, mentre invece Lissone sarà in casa dell'ultima in classifica Bernareggio. Gianni, fin qui abbiamo parlato dei campionati LNP, di quelli di NB prima, di NC adesso. Io vorrei sapere da te una cosa: secondo te tutte queste modifiche di struttura che i campionati LNP hanno subito negli ultimi anni, con le formule che variavano di anno in anno, così, non è che rischia di aver minato anche un po' alla credibilità di questi campionati? Ma guarda, io ho una mia idea e questa idea ce l'ho da sempre. Cioè ogni anno, cioè ogni riforma, ogni cambiamento coincide con un allargamento. Questo vorrebbe dire che in Italia ci sono migliaia di giocatori interessanti, e non è assolutamente così. Questo vorrebbe dire che in Italia ci sono centinaia di società benestanti, e non è assolutamente così. Questo vuol dire che in Italia ci sono centinaia, se non migliaia, di dirigenti in gamba, e non è assolutamente così. Questo vorrebbe dire che ci sono molti allenatori che hanno bisogno di lavoro, e questo è così, è giusto che sia così, no? Però se per fare bene al movimento pallacanestro bisogna ridurre, tagliare, cioè è inutile. Io vedo, se tu vedi i campionati, cioè sono all'interno dello stesso girone ci sono due campionati, ma due campionati ci sono sempre stati all'interno di un girone, cioè chi lotta per stare su e chi lotta giù, ma non un baratro tra chi sta lottando per i playoff e chi lotta per retrocedere, o già addirittura a metà campionato praticamente retrocesso. Cioè, i risultati scontati nei campionati di categoria, che mi ricordi io, non ci sono mai stati. L'ultima vinceva con la prima, adesso le ultime tre o quattro non scendono neanche in campo con le prime dello stesso girone, spesso, no? Quindi vogliono fare delle cose serie. Io non capisco perché Legnano deve andare a giocare a Udine o a Treviso. Cioè, per fare la B, il quarto campionato sarebbe, no? Va a giocare a Udine, ma non esiste. Cioè, non, se va a giocare in Serie A va a giocare a Udine, ma no, per fare il quarto campionato deve andare a giocare a Udine. Cioè, non ci siamo, non è la nostra realtà. Ci sono giocatori? Pare di no. Se la nazionale arriva a giocare senza neanche fare quasi tagli, no? Quasi neanche delle scelte, perché i giocatori sono solo quelli. No. Questo magari, oltretutto non ci sono neanche più i soldi, perché una volta anche l'ultimo giocatore prendeva uno stipendio che gli permetteva una vita discreta, adesso non c'è neanche più questo. Però c'è questa grande macchina, macchina che si chiama pallacanestro, così grossa, così mastodontica, che si muove e poi cosa succede? Che perdi i pezzi, non se ne accorgono neanche. Tu vai a vedere adesso parliamo un attimo della Sicilia, arriviamo in Sicilia, non sono riusciti neanche a iscrivere 10 squadre per fare un campionato di C1, ma questo viene dopo, cioè è il risultato, non è la premessa. Abbiamo parlato dei campionati della LNP, allora mi sento di chiederti anche un parere su questa novità di quest'anno della Lega 2 su due gironi, questo nuovo campionato formato da Gold e Silver. Guarda, che la chiamano Gold e Silver, che la chiamano Girone Nord e Girone Sud, gli cambi di nomi, ma sembra essere in politica, ma è sempre la stessa cosa, cioè il partito è lo stesso, cambia il nome, no? Cos'è cambiato? Non è cambiato niente. Cioè, quando io sono passato dalle giovanili ai senior, no? C'era il girone unico della Serie B, che era un campionato a 16,
ma questo era veramente un campionato, un grande campionato, con allenatori ottimi e giocatori, quelli buoni, erano lì. Cioè non, perché era il primo campionato degli italiani. Poi hanno cominciato a dire, senza fare nomi, perché attualmente è stato nominato in carica nel Comitato Regionale Lombardo, vabbè, lasciamo per, cominciato a dire che per le squadre del nord costava troppo andare a giocare al sud, no? E così hanno fatto due campionati, no? Però la bellezza, la validità della Serie B a girone unico, cioè, è indiscutibile, imprescindibile. Se poi dopo non ci sono i soldi per fare il campionato, perché devi andare a fare due trasferte in Sardegna, due trasferte in Sicilia e viceversa, no? Vabbè, questo però vuol dire mantenere in vita chi non chi ha pochi giorni ancora, insomma. Il discorso è lungo e poi finisce in politica, perché più società, più voti quando è il momento, e quindi. Però la realtà è che alla fine, a novembre, adesso già sai già chi retrocede, chi fallisce e chi non avrà più il diritto sportivo. Questo è il risultato. Facciamo anche un veloce salto a vedere i risultati di C regionale, dove è rimasta in testa da sola Cassano Magnago, vittoria larga 83-61 sul campo del Sol Basket con 26 punti di Rocca. Perde l'altra capolista Garbagnate, sconfitta 68-62 sul parquet di Cerro Maggiore, senza il suo bomber Allegri la squadra di coach Marrapodi. Dietro quindi Garbagnate viene recuperata da Cislago, che ha battuto in volata l'Ebro grazie ai 19 punti di Gianluca Gurioli, da Valceresio, che ha vinto 75-66 contro Cornaredo con 20 di Giovane, e anche da Opera, che ha battuto di 23 Casorate. Perde terreno Robbio, che è stata sconfitta 97-70 da Tradate, dello scatenato Ciardiello con 30 punti, mentre per i nostri amici che cercano partite interessanti da vedere nel weekend, nel prossimo turno spiccano soprattutto Cassano Magnago Valceresio al venerdì sera e Garbagnate Cislago alla domenica pomeriggio. Chiudiamo quindi qui il secondo periodo, quello dedicato al mondo della DNC e della C regionale. Torneremo tra pochissimo anche per parlare di settori giovanili. Cominciamo anche il terzo periodo, quello dedicato al mondo dei settori giovanili, di cui abbiamo qua un grande esperto, qual è Gianni Lambruschi. Partiamo prima dai risultati della DNG, che nel big match di giornata ha visto la vittoria di Cantù contro Biella per 82-67, Biella che è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella all'overtime contro Varese, la Elmec di Schiavi, che peraltro provava un altro colpaccio questa settimana contro la capolista Loano, però perso 65-73 dopo il meno 18 di metà gara. Loano che aveva già battuto anche l'Olimpia Milano in precedenza, che è lanciata al primo posto, Cantù di cui abbiamo detto è seconda, dietro vengono Biella e Milano, che ha vinto facile contro Borgomanero per gli ultimi tre posti a disposizione per la seconda fase. Restano a lottare Torino, Desio, Varese, Casale Monferrato e Genova, che sono cinque squadre racchiuse in due punti. Te, Gianni, conosci bene il campionato della DNG, conosci bene soprattutto la realtà di Cantù, dacci un po' una tua visione del campionato e poi dopo spiegaci anche un po' cosa ne pensi della DNG, come è strutturata, come è organizzata. Quest'anno, cioè, intanto l'annata sarebbe 95, ma c'è un grande buco nel 95, quindi i protagonisti di questo campionato sono già quelli del 96, che lo saranno anche l'anno prossimo. Mi fa specie, ne parlavo prima anche con Mattia, che Loano sia primo in questo campionato e ultimo in C1, no? Ma ultimo con due punti, perché ci sono anche tanti modi per essere ultimi, no? Quindi forse, non lo so, questa cosa mi lascia un po' perplesso. Cantù ha un gruppo interessante con giocatori futuribili, però bisogna vedere in questi ultimi due anni cosa riusciranno, quanto riusciranno a maturare e a crescere. Io sono sempre dell'idea, no, che i campionati giovanili iniziano troppo presto, no? Gli americani iniziano quando noi siamo quasi alla fine, quindi, ma gli americani sono stupidi, quindi non vogliono imparare da noi, no? Perché ci vuole un tempo per l'apprendimento e un tempo per mettere in pratica l'apprendimento. Qui inizi subito a mettere in pratica quello che non hai appreso,
Quindi se vogliono per fare un salto in avanti bisogna dare tempo all'allenamento. Questo tempo inizia, non è sparito un po' con le squadre che devono fare l'Intertoto, che i primi di settembre devono essere pronti a fare partite dentro e fuori, cioè vinci dentro, perdi fuori. Quindi. E poi sicuramente c'è molta, in questi campionati c'è molta tattica che va da una parte va bene, perché dopo ci sono il campionato senior e lì non puoi più filosofeggiare o filosofeggi molto meno, però ce n'è troppa al punto che uno con un giocatore pensa che per vincere ha bisogno di vedere un filmato o di fare una difesa speciale, no? E mai per esempio un attacco speciale che magari sarebbe più propedeutico per il passaggio nella categoria senior. Te Gianni hai allenato giovanili per tanti anni, tra cui anche gli ultimi in quel di Cantù per l'appunto. Qual è la tua metodologia dell'insegnamento e cosa invece secondo te nel basket giovanile di oggi viene un po' troppo trascurato? Innanzitutto vengono trascurati i dettagli, perché gli allenatori non sanno correggere, e nel saper correggere ci metto anche il fatto di capire cosa correggere, perché non è che sono in malafede, no. Ai nostri tempi sapevamo meno di basket, però insegnavamo di più perché sapevamo di meno. Allora quelle cose che sapevamo martellavamo su quelle cose. Adesso gli allenatori sanno di più e sapendo di più insegnano di meno, perché vogliono insegnare quel di più. Bisognerebbe avere la pazienza come si fa a scuola, come se tu fai la prima media e ti insegno e fai il programma della terza media. Però arriva il preside e i responsabili scolastici che dicono no, guardi, lei deve insegnare. Nella pallacanestro dovrebbe essere il responsabile che dice no, questo qui è meglio che glielo insegniamo l'anno prossimo, quest'anno limitiamoci a fare queste cose qui e martelliamo su queste cose. Quindi facendo un raffronto con la scuola bisognerebbe anche lì avere dei programmi che vanno ad incastrarsi di anno in anno, e invece tu vedi che in terza media già fanno la seconda superiore, e naturalmente come la fanno? Un altro esempio che ti posso fare, che io paragono un po' l'insegnamento nella pallacanestro come quell'insegnamento dell'italiano. Tu impari le lettere, poi componi la parola, poi fai il dettato. No, per il dettato ci sono i pensierini. Nei miei tempi ci facevano i pensierini. Poi fai il tema e poi scrivi un libro. Quindi bisognerebbe avere questa progressione, impari fondamentali, li leghi insieme, no? Impari quando usarli, no? Insomma, la progressione è importante. Purtroppo gli allenatori adesso non sono in grado di portare avanti questa progressione. Poi perché potrebbe essere qualcuno valido, qualcuno meno valido, no? Ma la realtà è che molti di loro non lo fanno perché non lo vogliono fare, ma proprio non lo sanno. Io l'altro giorno ho sentito una bella frase: non sappiamo quello che non sappiamo. Quindi sono innocenti anche loro. Passiamo a vedere anche un po' di risultati della categoria Under 17 Eccellenza, dove Milano è sempre più lanciata verso la Perfect Season. Ha vinto ancora di 30 punti, 67-37 a Brescia, vittoria facile anche della seconda in classifica Casal Pusterlengo a Cernusco, mentre a sorpresa Desio perde in casa 66-67 di un punto contro Vigevano, e ora vede il suo terzo posto insidiato a due punti soli di distanza da Varese, che ha vinto il derby sul campo di Cantù con 26 punti di Maruca e ha così scavalcato i Brianzoli. Ancora uno stop invece per la nostra Aba, che come spesso accade ha retto bene per un tempo, poi invece ha ceduto 66-58 a Lissone. Gianni, tu sei un grande esperto del mondo giovanile, quindi hai qualche nome di qualche giovane che potresti già valutare, ritenere interessante in prospettiva futura?
No, no, mi rifiuto di farli perché io spero che se c'è qualche genitore poi che ascolta può pensare ad avere il figlio campione. Quindi, che è sempre un problema. Già, è sempre un problema, è il problema. Quindi non eviterei di fare nomi. Intanto il fatto che i ragazzi siano impegnati tutti i giorni in un ambiente dove ti danno delle regole e ti insegnano a rispettare dei ruoli, questo è veramente il risultato da campione che i genitori ottengono dai loro ragazzi, no? Quindi imparare a vivere con delle regole rispettando i ruoli, questo è la prima cosa, è la cosa importante che imparano i ragazzi, no? Dopo diventeranno campione. Campioni è una parola grossa. Noi sfruttiamo sempre questo terzo quarto, questo spazio per parlare del basket giovanile, che è sempre abbastanza poco considerato, poco trattato. Quest'oggi consideriamo anche un altro aspetto del basket che è solitamente poco trattato, visto che ci sei tu, che l'hai vissuto per tanti anni, noi non l'abbiamo mai parlato. Vorrei aprire un angolo sul femminile, perché se il basket italiano non se la passa bene, direi che quello femminile forse se la passa ancora peggio, dal momento che sono anche scomparse ultimamente squadre importanti come la Comense, come Taranto, poi citandone anche altre di fascia un po' inferiore, sono scomparse dalla Serie A, Pozzuoli, Faenza, Alcamo, anche La Spezia, ci sono squadre come il GS Sesto e come l'Arier Venezia, che sono due squadre storiche, che sono autoretrocesse da soli in A1 e in A3, quindi anche se l'europeo quest'anno è andato, diciamo, benino, mi sembra che sia un movimento abbastanza in difficoltà quello femminile, no? Intanto al mio successore Ricchini veramente va fatto un monumento, perché col materiale che ha fatto un risultato strepitoso. Dopodiché siamo all'eutanasia di un movimento che continua a decrescere in maniera esponenziale, quindi da 16 passavo come il tabellone del tennis, invece che arrivare in finale arrivano all'azzeramento, no? Ma questo nell'indifferenza generale, ma l'indifferenza generale è quella dei dirigenti, che non se ne rendono conto o sono troppo concentrati sul loro orticello per vedere cosa succede fuori nel prato o nel resto della loro realtà. Io impazzisco perché adesso Dio mi farò ridere, ma è possibile che a Sanremo vada una pallavolista, no? Che tu accendi, cioè a me, io vorrei dare un Oscar a questi dirigenti della pallavolo femminile che mandano a Sanremo una loro esponente, che è piacevole da vedere sicuramente, no? Ma di uno sport che dovrebbe venire dopo la pallacanestro femminile. Ma è possibile che se tu metti su Rai Sport 1-2 vedi la pallavolo femminile a cascata, no? Cioè, ma secondo me non è una, per dire, non è lo sport, la pallavolo femminile che tira, sono i dirigenti della pallavolo femminile che sono capaci di tirare il movimento, no? E la pallacanestro femminile è scomparsa dal palinsesto. Si vede in streaming su un sito della Lega, che se riesci a far partire di domenica sei bravo, no? E questo, diciamo, è l'immagine. Io vedo sempre testimonial della pallavolo, cartoni animati della pallavolo in uno sport in Italia dove la pallavolo viene dopo la pallacanestro. Allora, tanto di cappello a questi dirigenti della pallavolo, sia maschile, anche maschile, no? Ma soprattutto femminile, no? E invece dietro la lavagna quella della pallacanestro femminile, in un campionato dove quattro straniere, ma per chi? Quattro straniere che le società hanno scelto di tenerne una, due, perché hanno soldi per pagarle, perché non gli servono, perché non vinceranno lo scudetto. Perché lo scudetto è già segnato a Schio, che ha preso tutte le italiane migliori,
ha 5 o 6 straniere che usa in Coppa. Ed è l'unica che fa la Coppa, ricordiamo, perché l'altra ed è l'unica che fa la Coppa, perché le altre non vanno neanche a farle perché non hanno i soldi. Insomma, su questo anche la federazione deve mettersi una grossa mano sulla coscienza, perché continuano a perdere tesserate anche lì in maniera esponenziale, come diceva. E lì il primo a lanciare l'allarme è stato il mio predecessore Aldo Corno, che ha sempre lanciato un allarme fortissimo, caduto nel vuoto. Adesso vediamo che l'ultima in classifica, Chieti, no? zero punti, ma presidente e consigliere federale, ma ti sembra possibile? Diciamo che non riesco a capire. E naturalmente cosa succede? Se spariscono i soldi sempre di meno e gli allenatori devono mangiare, quindi chi va a lavorare per pochi soldi? Magari il dirigente che dice: quest'anno alleno io, perché il settore tecnico femminile, no? Quindi ho fatto un campionato di serie B regionale che è amatoriale, insomma. Quindi io penso che andremo verso l'eutanasia, dopodiché ricomincerà. Adesso, senza chiederti cosa faresti per rilanciare il movimento, perché si potrebbe stare qui a parlare per delle ore, ti chiedo una piccola curiosità: secondo te questa anche carenza di tesserate, di giocatrici, non si scontra anche un minimo con un pregiudizio, quello che il basket sia uno sport forse un po' troppo maschiaccio da far giocare delle ragazze, che in alcuni genitori, anzi in tanti genitori, alcune volte si trova? Sì, questo è la pallavolo sicuramente è un'immagine molto più femminile della pallacanestro, quindi su questo non c'è dubbio, no? E le famiglie sono invogliate a mandare le bambine a giocare a pallavolo, ecco. Però d'altro canto, se io in televisione mi sparo un cartone animato sulla pallavolo, non penso che siano le nonne a guardarlo, no? Saranno le nipoti. Ma se io riesco a sparare, a mandare un cartone animato sulla pallacanestro femminile, se io riesco a trovare delle testimonial, ma ne abbiamo avuto due giocatrici che sono state protagoniste della WNBA, che è la versione femminile dell'NBA, no? Per alcuni anni non sono state in grado di utilizzare la loro immagine, ma protagoniste, no? A livello di, non dico di Gallinari, però lì vicino, insomma. Hanno giocato anche in un mercato come quello di Los Angeles, esatto, che ne offriva moltissimo di vestire, e non sono state capaci di sfruttare questa immagine, no? Allora direbbe qualcuno di cosa stiamo parlando, no? Stiamo parlando di nudo mischiato a niente, cioè di nessuno mischiato a niente. Quindi è chiaro che la pallavolo parte da un vantaggio, da uno sport che si attorna molto alla donna, no? Però la pallacanestro parte da un altro vantaggio, da un'immagine e da una cultura superiore, cioè in Italia la pallacanestro viene, come sport di squadra, viene dopo il calcio, no? Ma non è solo un'eredità, è come chi il bambino ricco che eredita dal padre e che poi non sa che fare. Ok, per completezza di informazione diciamo anche che le due giocatrici citate da Gianni erano Raffaella Masciadri, che sono la capitana nazionale, e la sua compagna di squadra a schio, Laura Macchi. Noi chiudiamo qua questo amplissimo spazio dedicato alle giovanili e al basket femminile. Torneremo tra poco per l'ultimo quarto, quello dedicato all'intervista con Gianni, per andare a conoscere meglio il nostro ospite di oggi. Cominciamo anche il quarto periodo, l'ultimo di questa interessantissima puntata, con ospite Gianni Lambruschi, al quale andiamo a fare la nostra domanda proprio di rito quando iniziamo questo periodo, ovvero proprio risalire a raccontarci quando e come, perché è nata la passione per la pallacanestro. Mettiamola un po' sul cabarettistico, perché tu devi tenere presente che io ho passato già l'età della maturità, quindi ai miei tempi, no, c'era l'oratorio maschile e l'oratorio femminile. Se tu volevi avere un po' di promiscuità,
dovevi andare all'oratorio femminile che era blindato dalle sorelle, dalle suore, no? Allora a quel punto lì l'unico sbocco era lo sport, quindi io ho iniziato a fare pallavolo, pallacanestro, e dopo da lì inizi a giocare, finché un giorno l'allenatore, io ho inventato la figura del capitano non giocatore nella pallacanestro, no? Come c'è nel tennis. Perché a scuola, io andavo a scuola a Cantù, ero capitano non giocatore della rappresentativa scolastica. D'altra parte c'era Della Fiori, Vendemini, Tombola, cioè, mi sembrava brutto mettermi a giocare e facevo capitano non giocatore. Ma lo facevo anche nella mia società di Como, quello lì però c'era gente, quattro broccacci amici, finché un giorno l'allenatore mi fa, io avevo 18-19 anni, guarda c'è il corso allenatori, perché non lo fai? Allora, lì bisogna leggere tra le righe, io ho letto tra le righe che come giocatore non era il caso, e quindi ho iniziato così. Dopo è un fuoco che divampa dentro, finché il fisico ti metti anche davanti con le bambine a fare le dimostrazioni, poi dopo gli anni passano, mio papà continuava a dirmi quando inizia a lavorare e io già stavo lavorando e niente, poi dopo arriva la chiamata del mio amico Dante Gurioli, e poi è arrivato il ciclone dell'est a Milano e quindi via, e poi è arrivata la chiamata da Cantù e dopo lì basta, partito e via. C'è la tua lunghissima carriera da allenatore, ovviamente. Quali sono state le soddisfazioni più belle che ti porti ancora dentro? Questa è una bella domanda perché soddisfazioni, il titolo cadetti dei tempi a Cantù è stata una bella soddisfazione, perché mi paragonavo spesso a Moser quando tentava di fare il record dell'ora a 40-50 anni, no? E continuava a cambiare il velodromo cercando di trovarne uno che andasse da solo, non so cosa cercare, finché ha desistito, no? E io ero arrivato 3 volte secondo, no? Perché è proprio vero che dei secondi non si ricorda nessuno. Ho perso una volta con Ettore Messina la finale, una volta ho perso con Cianfrini, che quella lì mi sta ancora qui, no? E un'altra volta ho perso con Fabrizio Frates, no, in fin da finale. E poi finalmente ho vinto con Sergio Scariolo, no? E quindi questo sicuramente ha concluso un ciclo. E poi l'altra grande soddisfazione, no, io ho fatto 2 promozioni dalla B alla A, però la grande soddisfazione è stata la salvezza di Trapani, perché tra l'altro è stata una delle ultime. Non è stata l'ultima, ho giocato contro Massimo Mangano, no? Però ero andato a Trapani che eravamo a 6 punti dall'ultima, cioè praticamente la salvezza era a 6 punti davanti a noi, no? La salvezza aspetta per fare i famosi play out. Però era già prima di ritorno, e lì abbiamo fatto una gran, secondo me ero proprio soddisfatto quell'anno lì di quello che ho fatto. E poi l'ultima soddisfazione è stato il 6° posto all'Europeo Under 20 femminile con la nazionale a Sofia. E quelle, diciamo, sono state, diciamo, ognuna per un ciclo diverso, le grosse soddisfazioni. Cioè, soddisfazione, quello, uno si guarda allo specchio, vabbè, sei stato anche bravo, non la sei cavata. Tu hai conosciuto bene anche Dido Guerrieri, di cui abbiamo già parlato in un'altra nostra puntata quando è venuto qui Dante Gurioli, quindi oltre al suo ricordo volevamo avere anche un tuo ricordo del prof Guerrieri scomparso l'anno scorso. Il prof, ti posso raccontare degli aneddoti, perché parlare del prof uno dovrebbe avere la gigantografia del prof dietro, il libro del prof in mano e un sacco di amici come il Dante, Gianni Corsolini, e parlare del prof, magari suo figlio, perché la moglie, questo sarebbe parlare del prof, perché parlarne una persona così è secondo me troppo limitativo, però ecco, potrei raccontare gli aneddoti del prof,
quando a Torino abbiamo convissuto insieme per 15 giorni perché lui aveva le coliche renali e sua moglie era in America dalla figlia, lui non voleva che si preoccupasse, allora io, a parte l'autista, vabbè, quello era scontato, alla sera dovevo andare a dormire a casa sua perché se stava male bisognava chiamare e portarlo all'ospedale. Quindi è stato conoscerlo, non dico che eravamo fidanzati, ma quasi, no? E poi sempre in quel periodo lì, no, prima di questo periodo di convivenza, era stato all'ospedale per queste coliche renali e facevamo allenamento e i ragazzi erano stanchi e volevano che Della Valle e io andassimo all'ospedale a chiedere al prof una giornata di vacanza, e Della Valle che scuoteva la testa: non ce la dà, io lo so come è fatto, non ce la dà, perché tutti pensavano il prof quello, però faceva 3 settimane senza un giorno di riposo, che scherzo del mondo, e no, è inutile che ci andiamo. E dico: caro, proviamo, cosa vuoi che ti dica? D'altra parte, se i ragazzi ci hanno chiesto, no, ma io lo so come è fatto, andiamo là, poi lui si incavola. Insomma, ci siamo presentati, cioè, a pelle di leopardo, no? E alla fine abbiamo strappato mezza giornata di vacanza. Diciamo, io mi piace ricordare queste cose perché tutti poi l'altra cosa che il prof, quando io l'ho conosciuto, Cagliari, cos'è Cagliari? Poi Siena, praticamente lui chiamava i giochi con i nomi delle città, no? O se no chiamava Viola, Verde era l'attacco della zona 3-2, no? Me lo ricordo ancora, Rosso era l'attacco della zona 1-3-1, no? Cosa che quei tempi, figurati, cioè gli allenatori sono sempre stati così, infatti fanno ancora tutti i pick and roll ben inquadrati in fila, no? Trovare un allenatore che chiamava i giochi con i nomi delle città o con i nomi o con i colori, con altre cose, no? Era... E poi l'ultima cosa, no? E noi andavamo al camp a San Marino, no? Io facevo l'operaio, cioè lavoravo sui campi, e lui era il capo allenatore, c'era lui, Gamba, no? E tornei ai tempi si allenava tutti, no? Io allenavo una squadra e lui le allenava un'altra. Non so se era la semifinale o la finale, alla sera, dopo cena, una litigata tra allenatori, cioè si è incavolato con me, no? E sì, perché voleva vincere, cioè aveva con l'arbitro, pensa a te, al torneo del camp, no? Allora la mattina dopo, no? Io avevo un borsello che avevo usato tutta la settimana della Pro Kids, che in italiano mi guarda e fa top, questo era il suo, mi butta il borsello mare dicendo top, questo era il suo sistema per far la pace, per approcciarsi, perché era un burbero buono, no? E poi lui mi ha regalato anche sempre durante le settimane lì i libri di Charles Bukowski, che io, l'ultimo libro che avevo letto era Fontamara a scuola. E io adesso ho le librerie piene di libri, no? Io leggendo i libri di Bukowski, di cui ero un grande assertore, e poi lo sono diventato anch'io, ho ricominciato a leggere. Quindi il fatto che io adesso leggo i libri lo devo a lui. Ecco, questo per me, questo è il prof. Tutto il resto fa parte degli altri, che fa parte di tutti quelli che hanno conosciuto così. Un altro figlioccio cestistico, se vogliamo, di Do Guerrieri è Mio Sacchetti, che adesso guida Sassari, ha vinto la Coppa Italia poco fa, ha fatto una partita da libro dei record domenica a Varese. Tu hai conosciuto anche Luca Banchi, che è stato tuo assistente a Livorno, se non sbaglio. Quindi le loro due squadre, Milano e Sassari, sono le due più in forma del basket italiano in questo momento. Come ti sembrano, cosa ne pensi di loro e anche della Serie A in generale, già che ci siamo? Guarda, Sacchetti è il vero erede del prof. Tutti gli altri sono imitazioni, scimmiottatori. Lui è il vero erede del prof. Perché il prof, io mi ricordo una delle prime volte che eravamo in panchina, era in piedi davanti alla panchina che smadonnava, no? Dice: adesso chiama time out, adesso se li mangia. No, adesso se li mangia. Dico, da come arrabbiato, arrivano, sembrava che parlasse il nonno con i nipoti, no?
una calma, una serenità, una tranquillità, e qui ci sono tornati in campo e hanno ricominciato, no? Senza essere così sclerotizzati, no? E il modo di giocare non cambiava, se come con gli allenatori moderni subiscono tre canestri in contropiede e si terrorizzano e bloccano tutta la partita, il campionato, e per due campionati sono tutti lì fermi a giocare a scacchi, no? E lui, il suo modo era quello. E io ero giovane a Milano a vedere Milano-Sassari, e Sassari parte tirando da tre punti, non segnano mai e vanno sotto di brutto. Continuano a giocare in quel modo, iniziano a segnare da tre punti e vanno avanti. Quello era con la stessa serenità con cui vedevo giocare le squadre del prof. Sacchetti nel vero erede. Adesso io, ricollegandomi col settore giovanile, ti chiedo scusa se prendo in mano il pallino, no? Però io quattro anni fa arrivo a Cantù e a livello giovanile le squadre fanno il 70-80% degli attacchi contro difesa schierata, under 15, under 17. Ma già la Serie A fa fatica a giocare contro difesa schierata, no? E si allenano tutti i giorni. Come può una squadra di settore giovanile fare il 70-80% degli attacchi contro difesa schierata? E gli altri attacchi sono dettati da palle perse, confusione, quindi non è che... E non fai mai contropiede, cioè non, io impazzivo, no? Impazzivo. Ecco, il prof era stato il grande fautore, il filosofo del contropiede, e Sacchetti è quello che ne porta avanti la tradizione. Ma il contropiede, non il giro di valzer della transizione che si può fare con le donne perché non riescono ad andare in contropiede e sfidare l'avversario uno contro uno, non ne hanno le caratteristiche fisiche più che altro, non tanto tecniche, no? Ma a livello maschile il contropiede, il prof diceva, do tre giocatori e sono già troppi. Quando arriva il quarto non è più contropiede. E questo è Sassari. Il contropiede è la possibilità di sbagliare, non sbagliare, non faccio più contropiede. Sbagliato ne rifaccio un altro. Poi vediamo. No. E in questo Sassari è maestra, perché continuano per tutta la partita a fare contropiede. Una volta si chiamava contropiede, adesso si chiamano tiri fuori equilibrio. I 10 minuti del quarto sarebbero già scaduti, però io decido unilateralmente di prolungare per altri 5 minuti. Ci prendiamo un overtime perché la chiacchierata è interessantissima. Io vorrei fare un giochino anche un po' stupido, se vogliamo, però per facilitare un po' le cose. Se un appassionato di basket degli anni 70-80, mettiamo, fosse stato ibernato e venisse risvegliato oggi, ti chiederesse come è cambiata la pallacanestro, com'è la pallacanestro del 2014, tu cosa risponderesti? Che hanno sbagliato a svegliarlo. Che si guardi, continua a dormire, magari tra 20 anni ritroverai quello che hai lasciato negli anni 70, perché tutto è ciclico, no? Quindi adesso il canaglia Cam mi ha mandato il filmato di Drazen Petrovic che ha segnato 47 punti alla povero Olimpia Milano, no? Quello lì lo puoi far vedere anche adesso, no? A parte che adesso magari ti darebbero un Oscar per tutte le volte che hai saltato sulle finte, sulla stessa finta, no? Però quello è modernissimo e attualissimo. Cos'è cambiato? È cambiato come è cambiato negli altri sport, è diventato tutto molto più talento fisico e meno talento che tecnico, no? Molto spesso il talento tecnico viene offuscato, sommerso dal talento fisico, ma lì sta agli allenatori la capacità di individuare il talento tecnico. Adesso io che a Siena per anni abbiano speso soldi per fare il settore giovanile, no? Per poi l'unico giocatore di livello internazionale ha giocato fuori Siena, uscito dalla Viva di Siena, che è Gigi Datome, questo qui è già emblematico. In ogni caso, direttamente, teniamolo congelato. Lo teniamo ibernato, magari lo risvegliamo tra un po'. Esatto. Hai parlato prima di Dante Gurioli e del Canaglia Club, allora dici qualcosa anche a noi, come sono i tuoi rapporti col Canaglia? Ma una volta ero la sezione staccata di Ragusa, quindi avevamo la sezione staccata a Ragusa. Adesso, ma col Dante ne abbiamo
ne abbiamo fatte tante. Io allenavo il femminile e lui è diventato responsabile dell'Axeros all'Onestà, del settore giovanile, assistente di Guerrieri, mi chiama giù, no? E prima io mi danno in mano i cadetti e un altro gruppo, allievi, insomma, adesso. Vabbè, parliamo dei cadetti. Prima partita di campionato si presenta al prof col Dante, fine partita il prof gli fa al Dante: non ho mai visto una squadra giovanile giocare così male. Ma il dramma è che aveva ragione, perché io avevo l'idea, ero un po' confuso, no? E poi seguendo gli allenamenti col Dante, del Dante che allenava Juniores Under 19, sicuramente ho cambiato, le mie idee erano giuste, però come messe giù male, no? E quindi ho cambiato modo di metterle giù e le cose sono cambiate enormemente per me. Uno dice: chi è il tuo maestro? Il maestro è Dante Gurioli, se si parla di pallacanestro. Molto imparato da Charlie Recalcati su come rapportarsi, molto imparato da Gianni Asti di Torino su come non bisogna fare. Ma anche quello, tutti ti insegnano cosa devi fare, solo quello che ti insegna anche quello che non devi fare, no? E quindi, però, ecco, se devo dire un maestro sulla tecnica, sicuramente lui. Poi chi ti ha insegnato l'entusiasmo nella pallacanestro? Dante Gurioli e Boscia Tainic, di cui mi onoro di essere amico, perché i tempi in cui facevo l'assistente di Marco Crespo, lui allenava la nazionale superiore, la nazionale A, e quindi c'era questo tipo di rapporto. Gianni, tu non puoi andare via da Ragusa, tu devi stare lì, così mi dice. Hanno chiamato campione, no, tu devi, loro hanno fiducia in te, tu hai fatto grande campionato, tu devi stare lì. Sono rimasto lì. Allora, hai anche altre hobby, altre passioni al di fuori della pallacanestro, oltre alla lettura che abbiamo già citato? Mette la fotografia, cerco un modello. No, fotografia naturalistica. No, beh, lasciamo perdere. Mi piace andare in bicicletta nonostante il fisico, e adesso ho sempre avuto l'hobby della fotografia. Di vincere qualche concorso quando parteciperò, però non ho mai partecipato. No. Ma la pallacanestro è sempre stato un hobby, perché poi ai nostri tempi era un hobby. Sui tavolacci, sulle tavolacce del Palalido, le cose più incredibili. Chi è che va adesso 3 ore prima a vedere una partita? Noi si andava 3 ore prima lì e ci sembrava andare in ritardo per vedere una partita. A giugno finiva i campionati, per noi era la morte civile. Adesso non sapevamo più cosa fare. Adesso con la televisione, con Sky, con tutto, si è perso un po' la fame, ma è, da una parte è giusto così, dall'altra poi vedi i giocatori durante il riscaldamento under 15, ma dici: ma questo qui l'ho già visto, e poi ti viene in mente che quando hai visto la partita di Los Angeles Lakers c'era quello che camminava nello stesso modo, no? Durante il riscaldamento, e aveva la stessa ghigna, no? Tu vedi, questi che hanno la stessa ghigna dei giocatori NBA quando fanno riscaldamenti, sì. È una cosa che non funziona. Adesso abbiamo davvero finito il nostro tempo, perché siamo qua da una vita. L'ultimissima cosa, noi chiudiamo sempre con una canzone scelta dal nostro ospite per sfumare fuori dal programma come sigla. Ti chiedo una canzone da scegliere per fare questa cosa. Orca boia, questa qui è Just Like a Woman di Bob Dylan. Perfetto, allora andiamo con Bob Dylan per chiudere questa lunghissima ma interessantissima puntata di quest'oggi. Ringraziamo tantissimo Gianni Lambruschi per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi della pazienza di chi stava ascoltando, vedendo. E quindi noi rimandiamo invece l'appuntamento a settimana prossima. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Ciao a tutti. Nobody means anything.